Siamo con il dottor Angelo Fioritti, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna. Buongiorno, dottor Fioritti. Buongiorno a voi. Con lei iniziamo questa serie di video interviste legate a questo spazio di informazione per far conoscere il mondo della salute mentale, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista dell'associazionismo. E avremo modo chiaramente poi di approfondire volta per volta anche argomenti specifici. Iniziamo con lei perché con lei possiamo avere una panoramica complessiva di quello che l'azienda USL e il Dipartimento hanno messo in piedi in questo periodo di emergenza pandemica. Che cosa si sta facendo? Si sono dovute sospendere o dilazionare, diluire nel tempo tutte le attività programmate di prime visite, di controlli. Quello che prima garantivamo in una settimana l'abbiamo portato a 15 giorni, quello che si faceva in 15 giorni l'abbiamo portato a un mese per evitare appunto assembramenti di persone nelle sale d'attesa e per ridurre come necessario in questa fase ciò che si basa sul contatto diretto interpersonale. Questo per noi è un aspetto molto problematico perché l'intervento di salute mentale in tutte e tre le componenti, psichiatria, neuropsichiatria infantile, servizi per le dipendenze, nella nostra filosofia poggia molto sull'incontro interpersonale, sulla relazione diretta e sulla socializzazione. Tutte le nostre attività gruppali, tutte le attività di sussidiarietà che appunto costituiscono una parte fondamentale dell'intervento di salute mentale sono state sospese, gioco forza, e per una giusta causa, non stiamo neanche a parlarne. Quindi abbiamo dovuto molto rapidamente cercare di sostituire questa forma di socializzazione diretta, interpersonale, fisica, con modalità invece telefoniche, telematiche, di sviluppo delle attività domiciliari. Soprattutto sulle attività domiciliari, poi abbiamo dovuto, come dire, anche fronteggiare alcune limitazioni legate alla disponibilità dei presidi di protezione, però insomma direi che diciamo, nei limiti imposti dalla situazione, questo trasferimento di attività dalla relazione diretta interpersonale all'attività telefonica e telematica per ora sta funzionando abbastanza. In questo senso, anche l'attività di sogni e bisogni dei progetti fatti con le associazioni ha un valore strategico perché quella è come dire, una parte fondamentale dell'intervento di salute mentale legata appunto all'associazionismo, alla rete sociale che è riuscita a costruire in questi anni e che non potendo esprimersi attraverso le iniziative già previste nelle progettualità del programma Prisma e quant'altro, si sta trasferendo grazie anche a sogni e bisogni, appunto sul web, su Facebook, e sul sito. È possibile che questo isolamento possa causare qualche forma di disagio? Ma questa situazione presenta un mix inedito che la distingue molto dalle altre grandi emergenze che si sono affrontate nei nostri territori, per esempio quella del terremoto, perché qui abbiamo un insieme di paura, allerta, allarme, quindi emozioni improntate negative, legate e in maniera assolutamente giustificata, e di isolamento, cioè è necessario, come dire, imparare a gestire queste emozioni in un contesto in cui la socialità diretta, lo scambio, gli abbracci, le strette di mano, il contatto fisico vis-à-vis, eccetera, eccetera, non possono venire in soccorso. Quindi, ovviamente, tutti stanno cercando di sopperire attraverso gli strumenti di collegamento telematico, ma non è esattamente la stessa cosa. Quindi noi possiamo immaginarci, anche se ad oggi
non abbiamo un riscontro diretto che la popolazione generale abbia necessità di confrontarsi anche con qualche specialista per avere dei consigli. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un documento apposito con 28 raccomandazioni. Noi stessi in azienda abbiamo messo sul sito alcune di queste documentazioni e così farà anche Sogni e Bisogni. Ma ecco, la cosa che abbiamo lanciato da ieri è una linea aperta alla cittadinanza che poggia sulla piattaforma aziendale e di Sogni e Bisogni, quindi c'è una linea telefonica legata al progetto Parla con noi, e questa linea telefonica è accessibile da qualsiasi cittadino dal lunedì al venerdì, negli orari che appunto sono quelli pubblicati sui siti, e con questo ecco, avere informazioni, consigli su come gestire la quotidianità, consigli su come gestire le emozioni legate alla paura e all'isolamento, ma non fa solo questo progetto. Questo progetto è importante perché è in grado anche di attivare le risorse dell'associazionismo, cioè non si limita a dare dei consigli telefonici o una consultazione psicologica telefonica, ma nel caso può attivare anche le associazioni degli utenti e dei familiari e quindi mettere in contatto persone che vivono una condizione di disagio con persone che l'hanno già affrontata magari con successo. Penso che questo sia ciò che distingue l'intervento su Bologna dagli altri interventi più tradizionali che sono attivi un po' in varie parti d'Italia. Ci tengo anche a precisare che un'altra linea di lavoro psicologico che si è aperta in queste settimane e che attiva già da una decina di giorni è quella del supporto psicologico agli operatori sanitari. Gli operatori sanitari, specialmente quelli che lavorano nei contesti dell'emergenza-urgenza, del pronto soccorso, ma ancor più delle unità di terapia intensiva, delle rianimazioni, sono esposti a stress senza precedenti, perché questa è un'emergenza che produce un numero altissimo contemporaneo di persone altamente sofferenti e anche purtroppo un numero che non ci si ricordava più di decessi nelle stesse giornate. Ora qui da noi è un po' meglio rispetto alla Lombardia, ma avete visto anche voi che tipo di problematiche e che tipo di stress può essere stato e può essere vissuto tuttora negli ospedali di Bergamo, di Brescia. Ecco, questo c'è una linea telefonica che è attiva da una decina di giorni e sono già cominciati degli interventi anche in piccoli gruppi, piccoli perché ovviamente non ci si può radunare un elevato numero di persone, sui presidi ospedalieri, quindi sul Sant'Orsola, sul Bellaria, sull'ospedale Maggiore, che consistono tecnicamente nel cosiddetto debriefing, cioè nel parlare a fine turno di che cosa è successo durante l'attività lavorativa, elaborare le situazioni più coinvolgenti dal punto di vista emotivo, lasciare decantare le emozioni, e devo dire che questa è un'attività che è particolarmente richiesta e apprezzata. Abbiamo dislocato solo per il Sant'Orsola 7 psicologi per svolgere questo tipo di attività. C'è da auspicare che appunto ci sia un avvicinamento da parte delle persone verso questo argomento che fa parte anche della cura di sé. Ma sì, questo noi sappiamo bene che la salute mentale non è una questione intrinseca della persona, ma è molto legata alla interazione anzi, profondamente inerente alla relazione che l'individuo ha con il suo ambiente fisico, sociale e relazionale. E in questo momento tutti siamo sottoposti a delle alterazioni profonde del nostro rapporto con l'ambiente. Tutti viviamo in condizioni che non sono mai state verificate, almeno nella nostra generazione, e quindi tutti stiamo vivendo una forma di stress e di adattamento che
mette alla prova la nostra salute mentale. In questo senso può essere veramente qualcosa in cui l'argomento, che spesso è tabù, stigmatizzato, ecco, acquista una rilevanza pubblica e che investe la popolazione generale. È un auspicio che fra le tante sciagure che questa epidemia ci lasci anche qualche cosa di buono e forse ci potrebbe consegnare anche questo, il fatto che di fronte alle avversità la salute mentale è davvero un bene comune. Come potrà cambiare l'ambito della salute mentale dopo, sia appunto per chi offre servizi, l'azienda, il dipartimento, ma anche per le persone che usciranno fuori da questa condizione di isolamento? Ma questa epidemia sicuramente lascerà un segno profondo sulla nostra società e cambieranno molte cose. Adesso è difficile dire come, quando, dipenderà molto anche da quello che succederà nel ciclo economico al termine dell'epidemia e dipenderà molto anche dalle forme in cui la socialità si trasformerà. Ecco, questo però, come dire, oltre a essere un fatto in sé, avrà sicuramente anche delle modifiche rispetto alle modalità di rapporto fra le istituzioni e i cittadini. Ecco, credo che buona parte delle interazioni continuerà a avvenire attraverso le piattaforme telematiche, attraverso modalità che in precedenza erano minoritarie. Ecco, in questo senso forse questa epidemia ci farà fare un salto digitale. Tutti quanti, lo vediamo già per esempio nel mondo della scuola, le lauree online, eccetera, eccetera, e questo credo anche che nel nostro mondo avrà un impatto importante. Vedremo, ecco, la salute mentale, ripeto, ha molto a che fare con la socialità e le forme che prenderà la socialità dovranno necessariamente essere tradotte anche nelle forme in cui le relazioni vengono gestite. Ecco, questo potrebbe essere uno dei portati positivi, insieme anche al senso di solidarietà, di comunanza e di comunità che vediamo essere un portato, perlomeno in questa prima fase, dell'epidemia. È un auspicio che quindi vediamo, ecco, che si avveri, ma facciamo di tutto perché si avveri veramente. Va bene, la ringrazio allora, dottor Fioritti, e le auguro buon lavoro, visto che ci sarà da gestire un'emergenza non certo facile. Bene, grazie a voi, auguri a tutti quanti.